1899 J.J. Thompson scopre l'elettrone. 21 anni dopo, il suo studente, Ernest Rutherford, identifica il protone. Nel 1932, Rutherford passa il testimone a James Chadwick, che identifica il neutrone. Nello stesso anno, Cockroft e Walton costruiscono un acceleratore lineare e dividono il nucleo atomico che i loro antenati hanno messo insieme in 33 anni. I risultati di questi uomini sono immensi, ma molti fisici ammirano particolarmente il lavoro di un uomo, il cui nome è meno conosciuto. Paul Dirac, che svelerà uno dei grandi segreti dell'universo. Paul Dirac non è esattamente un nome familiare, ma dovrebbe esserlo. È britannico, anche se il suo nome non sembra inglese. È il fisico tra i fisici ed è ossessionato da bellezza, semplicità e matematica. Una volta ha detto: nella creazione del mondo Dio usò bellissimi calcoli matematici. Quando dice Dio, forse parla della natura, perché è ateo. Dirac è di certo un uomo molto singolare. Una volta ha detto: non ho mai conosciuto l'amore da bambino. Ed esistono molte storie e aneddoti sulla sua stranezza. Un giorno discute con sua moglie, che alla fine gli dice: cosa faresti se ti lasciassi? Dirac ci pensa un attimo e risponde: ti direi addio, mia cara. Molti sostengono che sia autistico e forse questo lo aiuta a raggiungere la lucidità e la concentrazione per gli studi di fisica. Dirac lavora a Cambridge, nel laboratorio di Cavendish, accanto ad altri grandi fisici nucleari come Rutherford e Chadwick. Il suo lavoro trasformerà quello di tutti i fisici a seguire. Nel 1928, Paul Dirac compie una delle più grandi imprese nella storia della scienza, l'equazione di Dirac. Non pensate ad essa come a un'equazione, ma come la chiave per capire i meccanismi più reconditi dell'universo. Dirac comprende il comportamento degli elettroni. Eccola qui. Questa equazione mette insieme due delle grandi teorie della fisica. La meccanica quantistica, che descrive il mondo delle piccole cose sulla scala atomica, e la teoria della relatività di Einstein, che descrive il mondo delle cose molto veloci, come la luce. Con questa equazione, Dirac vince il premio Nobel nel 1933. Inizialmente non lo vuole, perché odia la popolarità. Ma si dice che Ernest Rutherford, il grande scienziato atomico che vince il Nobel nel 1908, lo convince ad accettare il premio, perché se lo rifiutasse, la pubblicità sarebbe negativa. L'equazione di Dirac include anche una predizione su qualcosa di bizzarro, che nessuno ha mai osservato e nessuno crede o sa che esista. Ma i calcoli di Dirac dicono il contrario. Questa strana cosa è l'antimateria. Gli scienziati credono che, durante la creazione dell'universo, il Big Bang abbia creato sia materia che antimateria. Il mondo che conosciamo è fatto di materia. Quindi, dov'è finita l'antimateria? La scienza non ha ancora dato una risposta. Se potessimo prendere un po' di antimateria e metterlo insieme alla comune materia, verrebbe rilasciata una grande quantità di energia. Paul Dirac è uno dei più grandi fisici teorici nucleari dai tempi di Isaac Newton. La sua equazione guida gran parte della fisica e l'intero campo della chimica. Se l'avesse brevettata, sarebbe diventato ricco, prendendo i diritti su ogni televisore e computer. Nel 1945, Alexander Fleming, Howard Florey
e il collega Chain condividono il premio Nobel per aver scoperto la penicillina. Frank Whittle si trasferisce negli Stati Uniti, dove diventa amico del vecchio rivale, Hans von Hoey. Anni dopo, egli fa notare che se il governo avesse dato ascolto a Whittle, forse la guerra non ci sarebbe stata e Hitler avrebbe dubitato della sua potenza. Dopo la guerra, il pioniere del radar si trasferisce in Canada. Negli anni 60, l'ormai anziano Watson Watt viene fermato da un poliziotto con una pistola laser. Viene multato e dice al poliziotto: «Se l'avessi saputo, non l'avrei mai inventata». E Alan Turing? Al termine della guerra diffonde la teoria della programmazione del computer all'Università di Manchester fino alla sua misteriosa scomparsa nel 1954. Si tratta di suicidio, incidente o omicidio? Il verdetto del coroner conferma il suicidio ed è di gran lunga il più plausibile. Turing ha tutte le ragioni per essere infelice. Nel 1952 è accusato di omosessualità e deve scegliere tra la prigione e la castrazione chimica tramite un ormone che gli farà crescere il seno. Non c'è da stupirsi che sia depresso. In ogni caso, la morte di Turing a soli 41 anni è una delle più grandi tragedie nella storia della scienza. Si può dire che Alan Turing ha inventato il futuro, ma non ha vissuto a lungo per vederlo. Nella prossima puntata. Nonostante tutti i risultati ottenuti, restano due grandi dilemmi. Come è nato l'universo? E qual è il segreto della vita? Perché sei così ossessionato da Dio? Beh, vediamo.